vi mostro un nuovo metodo per fare la smodata 16. Questa è la comp, 10.000, 20.000, vado a fare 20.000 di danno così ragazzi, 20.000, 20.000 è esponenziale ovviamente la cosa, 30.000 di danno a colpo, 28.000, quasi 30, mamma mia ragazzi. Purtroppo l'ho one shot adesso, però. Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Stars e signori, siamo qui con il buon The King e con il buon Lebitz che, oddio, c'è, ok, adesso c'è anche Lebitz. E siamo in raid, ragazzi, perché oggi vi mostro un nuovo metodo per fare la smodata 16. Ovviamente, come potete vedere dalla lobby, questa è la comp. Utilizzeremo Colette e andremo a utilizzare una combo di aumenti del danno che la porta a fare 10.000, 20.000, 30.000 di danno a colpo. Mi sembra assurdo? È così. A colpo, avete capito bene? Diciamo che ormai lo sappiamo, Brawl è un po' pienotto di bug, robe strane. In questi giorni è uscita sta roba qua nel negozio. 180 gemme, 10 euro. Ok, un'offerta. 190 gemme, 10 in più, sempre 10 euro. 200 gemme, 20 in più, sempre 10 euro. Vabbè, robe strane. Se volete prendere l'offerta, mi raccomando, inserite sempre prima il codice FR. Ovviamente io vi consiglio di prendere quella da 180 gemme per 10 euro. Assolutamente la più conveniente. E un bel pollicione in su, molto molto importante per potermi supportare. E l'iscrizione al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità che riguardano il mondo di Brawl, come quella che vediamo oggi, che tra l'altro mi è stata segnalata da uno di questi due personaggi, ovvero il buon The King. Ma restate in allerta perché domani ci sarà un super video di una robetta invece che mi ha segnalato Lebitz. Sono praticamente i miei uccellini, loro viaggiano, scoprono cose e ci portano spesso e volentieri delle belle idee anche per i video, quindi li ringraziamo proprio tanto. Guarda, mi fanno il dislike e il cuoricino. Va bene, non mi dilungo troppo in chiacchiere, partiamo subito. Ovviamente abbiamo tagliato un pochettino già da ora le parti morte, ovvero tutti i livelli di smodata 1, 2, 3. Partiamo già dal livello 6, come potete vedere. Smodata 6, insane 6. E iniziamo a farvi vedere un pochettino il tutto. Allora, io in questo video non so se vi riuscirò a fare effettivamente la smodata 16, ma per una semplice ragione: perché ci va un botto di tempo. Ok, che la tecnica è bella, ma ci va un botto di tempo. Ma adesso vi spiego la teoria, poi dopo vediamo la pratica. Allora, Colette, come vedete, fa 1400 a colpo. Non è molto, non è per niente molto. Ma se mi vado a potenziare con la torretta di 8 bit, vado a fare 3150 al robot. E anche i robottini. E non ho neanche un power up, perché adesso io comincio a prendere i power up. Ne prendo uno. Aspettate, vi faccio vedere prima con uno com'è. Con uno inizio a fare 2002. Con due inizio a fare 2007. Ok, cioè un aumento che non è proprio, diciamo, correttissimo. Ecco, anche con la ulti faccio qualche danno in più. 3100 con la torretta vado a fare 6100. Cioè, capite che c'è un aumento un po' interessante. Ok, adesso pian piano mi faccio tutti i miei power upini. Ovviamente anche sui robot, ragazzi, vado a fare i miei bei danni. Ah, adesso c'è anche il dot di Bell, come vedete, che va in combo anche questa cosa qua. E vado a fare 3700, qua faccio un 5290 andata e ritorno. Vedete come i danni stanno aumentando in una maniera totalmente in logica. Con la torretta vado già a fare 8.000, quindi siamo già vicini ai 10.000 danni, ragazzi. E voi pensate che veramente siamo all'inizio proprio, cioè stiamo proprio facendo i primissimi danni. Adesso vado a fare una piccola ulti. Guardate con la ulti, ragazzi, quanti danni vado a fare. Attenzione qua, faccio già la ulti là. Miseriaccia, mi sono attivo inceppato, va bene. Così vado a fare un 6.008, così prendo anche il power up. E prima intendevo dire il gadget. Ecco, avete visto col gadget come mi sono curato, ma tra poco vedrete il gadget su una Colette potenziata quanti danni è in grado di fare. Comunque io qua ho già i miei 11 power up, sono arrivato alla bellezza di 8300 danni col colpo base neanche potenziato, cioè sono praticamente intoccabile, diciamocelo. Perché la cosa assurda è che il gadget va a compensare anche il fatto che Colette è comunque un brawler molto squishy. Qua siamo già a 14.000, siamo già a 14.000. attenzione qua, hit, vado a utilizzare il gadget tranquillamente, prendo tutti i danni che voglio, tanto mi curo di 11.000, ragazzi, oh mio dio, 11.800 di danno. È assurdo, ma è quello che sta succedendo. E siamo solamente nella prima fase. Guardate io come vado con calma, ragazzi. Pile i miei power upini senza problemi. Là c'è un altro, se ho visto bene. Qua prendo due danni, non è un problema. Attenzione, aia, 3.000 di danno col missilone, non è poco. Ok, vado a fare 20.000 di danno così, ragazzi. 20.000, 20.000 è esponenziale ovviamente la cosa. Facciamo anche
una robetta del genere, tanti danni per il carissimo Ferre qua. Potrei morirci, spero di no. Recupera. Avrei dovuto tenere i gadget per la per l'ultima parte, però va bene, va benissimo. Dovrei riuscire a chiuderlo, robot. Sì, dovrei. Sì, ok. Perché giustamente fa talmente tanti danni che li toglie un pezzo di... A un certo punto li toglie proprio neanche più dei danni intesi in numeri, ma dei pezzi di percentuale di vita proprio. Quindi, top. Ma questo, ragazzi, era solamente il primo step. Solamente il primo step. Non abbiamo ancora raggiunto il massimo. In questo video, ripeto, non so se raggiungerò la smodata 16, ma vi voglio mettere due o tre partite un po' belle. Ok, vediamo quanti livelli ci riusciamo a togliere. Ah, più robottini prendo meglio è, giustamente. Ok, siamo quasi a 10 power up. Eccoli qua, gli 11-8 di danno che cominciano ad arrivare. Non l'ho preso mai nella vita, perfetto, bellissima sta ult, complimenti. Ok, qua ho usato un gadget, uricchio un po', sto prendendo troppi. Aia, bello Lebitz che mi sta mettendo le torrette a manetta. La cosa assurda è che questa Colette è di livello 9, pensa se fosse all'11. Non ho neanche preso i power up. Ringhio può essere un'alternativa a Belle e a 8-bit, perché resta comunque di fatto un brawler che dà un aumento magari più leggero rispetto a 8-bit. Ma è comunque ottimo perché dà un aumento per tutti i colpi. Esatto. 8 bit comunque sia la torretta, che non è che... Cioè, se usata bene, ok, è tanta roba. Però tipo vedete adesso il robot l'ha targettata. E tanti saluti. Sì, Bell col dot fa il suo. Poi comunque sia il vantaggio che ha Bell è che ha il colpo che si propaga, quindi i robottini che li van vicini. Buono. Hop. Ha targettato la torretta di nuovo. Peccato. Facciamo così. Buona. Sarebbe interessantissimo mettere il gear del danno su Colette e vedere che succede. O anche banalmente averla di livello 9 o 10. Sai che devasto. Ok, aiuto. Toglimi quello sgorbio. Buona. Qua guardare la cura come l'ho usata sapientemente. Qua togliamo un po' di sti cosetti. Easy. Ok. Belli tre power upini. Qua si arriva a 22 e si fanno 25.008 di danno. Aspetta che ce ne sono ancora un attimo un paio. Vediamo così quanto arrivo a fare. 28.000, quasi 30. Mamma mia, ragazzi. Purtroppo l'ho one shot adesso. Però se prendevo quei power up lì arrivavo ancora più in alto. Vado, l'ho presa tutta la ulti del robot. Quello sarebbe tanta roba. Più che altro se Roof ce l'ha comunque al 10 possiamo anche farlo, Mi sta appiccicato e via. Grazie per il body block, zio. Sì, bella sta ulti. Ok, nice. Ho usato solo un gadgettino proprio per sicurezza. Bella sta ulti. Ok, qua l'ho subito usato. Va bene. Buttami una sto torretta. Ho rischiato le piume. Io tanto sono a 26. Se per caso Lebitz ha una torretta proprio per sbaglio, non ha più vita. Vediamo un po' l'ultimo colpo. 32.007. LOL. Tanta roba, ragazzi. 32.007. Io all'inizio so che te la carichi quasi subito la fare. E allora ok. Però poi dopo non riesco a tenere... Non so bene quante rafficate ci vadano. Ce l'ho quasi. Ok, mi carico. Sì. Ce l'ho quasi. Top. Ce l'ho quasi. Top. Va bene. Ce l'ho quasi. Bravo, vai lì dietro. Buono. Pensate ai piccoletti, ragazzi. Non fatemi sprecare i colpi su di loro. Ok, buono. E ok, questo momento qua è stato abbastanza importante. Come stai messo con la torretta? Quasi, ce l'ho quasi. No, messa ma... Ok. E ecco, ho dovuto usare il razzone, ragazzi. Un colpettino e ce l'ho ultimo. Ok, mettimela là dietro. Ok, adesso danni ne faccio, però adesso c'ho tanti power up, ragazzi. Aspetta che se quella torretta per sbaglio resiste. Mannaggia la miseria. Ho pegato una ulti, peccato. Ce l'ho quasi. Ok. Cos'è diventata, una corrida sta roba? Ok, sì. 29 power up ci sono. Sì, io praticamente non lo sto neanche più vedendo il robot, ragazzi. Ok, ora. Va bene. L'ho fatto un botto di danni, ragazzi. Gli ho fatto 9%. Cioè, li faccio 1% a colpo? No, 2% a colpo. LOL. Ci sta. Ok, allora signori, vediamo se ci riusciamo ancora a fare la smodata 12. Però poi dopo basta, perché qua comincia a diventare veramente lunga la situa. Ok, vediamo un attimino. Abbiamo un bello start. Vediamo di farli sparare fuori tanti power upini. Ok, buono. Tu piazza che arrivo. Ok, via, perfetto. Carico con calma, ancora. Ok, buona. No, mi prende il pelo. No, non mi prende, per fortuna. Mi ricarico. Pam, tre colpi, di nuovo. Sì, bella sta torretta. Pam, di nuovo tre colpi. Ancora. Sta torretta qua finché dura la sfruttiamo. Ok, buono. Facciamo un giretto di qua. Tac. Ok, va bene. Devo un attimino ricaricarmi, ragazzi, perdon. Toglietemi quello là lontano. Sì, arrivo a 8. Bello. 9 e
10. 10 comincia già a essere un numeretto interessante. Siamo anche messi molto bene come timing. Sì, bravo, tiralo giù. Bravissimo, Lebo. Ok, facciamo una robetta del genere. E qua mi devo usare un gadget per forza, se no tanti saluti a tutto. Ok. Ok, va benissimo. Sono comunque arrivato a 14. No. Da ulti metti la bella lontana, eh. Mi raccomando. Sì. Sali, 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 sali. Ultina. Buono. Ho dovuto usare di nuovo un gadget in realtà, perché ero messo un po' tanto male. Sono comunque a 20 power up, eh, che non è per nada malaccio. Ok. E devo usarlo. Dai, va bene, va bene, va bene, ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Non prende, niente, non prende, non lo ci. Body bloccatemi solo un attimo, raga, così mi date un attimo di... Uno che body blocchi, please. No, nessuno mi sta, ok. Dai, dai, provo a salire di qua, c'era ancora power up. Ah, ci sta, ci sta. L'ho comunque difeso, va bene. Arrivo a 25, body blocca se puoi. Body blocca, body blocca, va bene, va bene, va bene, body bloccate. No, no, niente, mi fa la rincorsa. Li faccio così, ma ci rimango. Proviamo, proviamo comunque, perché... No, no, proviamo comunque. 10% su 170 giù... No, niente. Per poco, per poco. Qua ragazzi sono stati fatti parecchi errori, perché i gadget li ho usati tutti subito. Ho sfruttato poco le torrette e ho fatto un sacco di robe sbagliate. Però a mia discolpa dico anche che il brawler ce l'ho a livello 9. Quindi se uno ce l'avesse a livello 11 può contare anche su due gear. Sicuramente quello del danno ci va tutto. E se posso dare un consiglio, quello del recupero della vita. Quello forse è più importante ancora, perché come avete visto poter recuperare vita prima è molto molto importante. Però comunque sia direi che se uno trova due compagni che anche loro magari non sono maxati, ma insomma giochicchiano abbastanza bene, si può fare tranquillamente una smodata a 12 o arrivare anche alla 16. Io ripeto, ci ho dedicato un paio di ore, ma avendola già fatta sul mio account la smodata 16, non sono neanche incentivato a nerdare così tanto per non sbloccare poi neanche niente. Ovviamente è poi molto figo il beggino sull'account, ragazzi. Bon, con questo è tutto, ci becchiamo alla prossima. Salutano a tutti, ciao belli.